istituto professionale Open Day, una scuola che guarda molto soprattutto all'operatore sociosanitario. Sì, una scuola che guarda al sociosanitario, devo dire con orgoglio, quest'anno è il primo anno, diciamo, dei diplomati, e che altrettanto con orgoglio voglio ricordare, allora io da assessore provinciale, da consigliere provinciale con il preside Giordano di allora, quindi ottenemmo questo indirizzo. Fu una nostra battaglia ed è stato un bel risultato in un contesto importante e significativo che è quello del sistema delle politiche sociali. Avere ad Eboli uno istituto professionale che punta a valorizzare i ragazzi e le ragazze in un settore per noi molto importante significa che si stanno mettendo le basi affinché l'offerta formativa della città di Eboli sia sempre, diciamo, tra le migliori. Come, diciamo, l'amministrazione può venire incontro anche alle esigenze dei giovani? Beh, può venire incontro intanto garantendo, diciamo, un percorso di orientamento, di informazione, di rapporto, di rete tra le istituzioni e le scuole pubbliche. Noi quest'anno siamo stata la prima amministrazione in Regione Campania, e mi dicono anche qualcosa oltre, ad aver organizzato un'iniziativa Eboli Orienta, che ha messo insieme tutte le scuole di Eboli in ogni ordine e grado, confrontandole tra di loro, creando sinergia, creando rete, e tutte sono rimaste pienamente soddisfatte all'interno della nostra bellissima struttura che è Palasede di Eboli. Su questa strada che continueremo a valorizzare, a promuovere le scuole di Eboli, oltretutto ora con la mia funzione anche di consigliere provinciale cercherò di dare quell'input in più che è mancato ultimamente. L'operatore sociosanitario è una figura professionale che lavora in ambito sociale e sanitario, lavora in ospedale, in comunità residenziali, a domicilio e residenziali per anziani. Il punto di forza della nostra scuola è l'alternanza scuola-lavoro, infatti il triennio frequenta vari centri sul territorio, tipo la comunità Emmanuel, il centro Elion e l'hospice per Eboli, che noi ringraziamo molto per la loro disponibilità. La collaborazione con gli istituti diretti dalla professoressa Cestaro è data già da anni. Inizialmente abbiamo cominciato con l'agrario perché eravamo molto interessati alla produzione di fitofarmaci che potessero essere usati nella terapia del dolore e nel controllare gli altri sintomi dei malati che non possono più guarire. Invece si è sviluppata successivamente questa collaborazione e questa stretta amicizia, soprattutto quando si è attivato il primo corso di operatori sociosanitari di una scuola pubblica. E abbiamo già incontrati questi ragazzi al terzo anno e intendiamo quest'anno qualificarli come operatori sociosanitari
per le cure palliative. Il ruolo degli operatori sociosanitari nelle cure palliative è fondamentale perché rappresentano gli operatori sociosanitari un valido aiuto sia per gli infermieri, i medici, ma soprattutto per i malati e i familiari, potendo agire sia a domicilio che anche nell'hospice. Ricordiamo anche i nomi delle associazioni e anche gli altri interventi che lei fa per il sociale. Sì, certo, grazie di questa cosa perché abbiamo fatto tante cose in questi anni e l'ultima è il Fil Rouge, una manifestazione che è servita per raccogliere fondi per l'altra nostra importante iniziativa che è il centro di ascolto per le cure palliative che si chiama Ti Ascoltiamo. È attivo dalla fine del 2015 e intendiamo con questo centro di ascolto accogliere, ascoltare i bisogni e cercare di aiutare le persone, sia dando loro un supporto psicologico ma anche un supporto pratico e se necessario anche assistenziale in integrazione a quello che fa la ASL con la struttura che già opera qui nel territorio nel distretto di Eboli. Intanto è una festa dei ragazzi a cui partecipano in misura veramente determinante. Abbiamo moltissimi ospiti esterni, abbiamo molti partner, ma soprattutto i ragazzi si sono appropriati del loro spazio naturale, che è uno spazio mentale ovviamente, oltre ad essere uno spazio fisico. Le nostre strutture, il sociosanitario, il Mattei, il Fortunato, i 5 indirizzi di studio che caratterizzano questo istituto che conta più di 1100 alunni e ben 44 laboratori di settore, è caratterizzato proprio da un fare, da un imparare facendo che oltre a rispondere ad un imperativo categorico e etico importante per la didattica contemporanea, risponde soprattutto alle esigenze dei ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di fare, di sperimentare e soprattutto di avere delle attività tecnico-pratiche che siano coerenti anche con il mondo esterno. Quindi tutti i laboratori interni sono oggi aperti al pubblico e sono soprattutto presentati dagli stessi ragazzi che ogni giorno li frequentano e quindi è un modo concreto per indirizzare i nuovi iscritti ma anche e soprattutto per integrare in via definitiva le aziende partner che come al solito sono numerose e sono presenti all'interno della scuola e per mostrare tutti i progetti di alternanza scuola-lavoro di eccellenza che già caratterizzano in realtà il nostro percorso di studi anche perché è ampiamente documentato nella sezione buone pratiche del sito internet dell'istituto. L'indirizzo sociosanitario quest'anno taglia un traguardo importante, quello dei primi diplomati. Abbiamo i primi diplomati che peraltro sono già stati richiesti dalle aziende di settore perché l'indirizzo sociosanitario risponde alle esigenze di un terzo settore che è fortemente presente in realtà sul nostro territorio e devo dire mi piace anche pensare che costituisce per indirizzo di studi un indirizzo che costituisce
lo sfondo integratore degli altri, l'indirizzo informatico, l'indirizzo elettronico, l'indirizzo aeronautico, mi piace pensare che siano al servizio della persona. In realtà lo sviluppo globale del territorio risponde anche alla necessità di adeguare in realtà ad un terzo settore, quindi alle fasce deboli della popolazione, una serie di attività che possono essere anche incrementate poi nel corso delle attività produttive. Quindi il sociosanitario da una parte risponde ad un'esigenza di solidarietà e ad un'esigenza di pace, di apertura in realtà nei confronti del più debole, che va naturalmente dall'assistenza ai bambini, all'assistenza agli anziani, all'assistenza ai diversamente abili. Dall'altra invece abbiamo un settore aeronautico presente qua presso la sede Mattei, che intanto ha avuto un incremento notevole del numero di iscritti, che di per sé ha condizionato anche l'incremento delle iscrizioni nel settore informatico e nel settore elettronico, perché devo dire che dal mio osservatorio, che è un osservatorio privilegiato, c'è una possibilità straordinaria, ci sono miriadi di piccole aziende che servono invece aziende come la Lenia Ermacchi o come altre strutture facenti capo all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, che producono una componentistica specifica in grado di assorbire un numero di unità di personale veramente notevole. Quindi quello che attrae di questo indirizzo, sia l'informatico sia l'elettronico, che sono come dire da cornice e trasversali all'indirizzo aeronautico, oltre all'impulso notevole che darà al territorio sicuramente l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, come d'altronde sostengono i dirigenti che sono oggi presenti presso questa scuola e presso i quali noi sistematicamente facciamo attività di alternanza scuola-lavoro, è non solo un incremento proprio del settore, ma anche e soprattutto la possibilità di spendere immediatamente il titolo di studi, oltre a continuare in qualunque facoltà universitaria. Stasera, tra le altre cose, abbiamo anche l'inaugurazione del 3.0, a cui seguirà una manifestazione volta alla valorizzazione delle eccellenze, che è un laboratorio assolutamente innovativo. Avremo delle dirette streaming che ci consentiranno di sperimentare un modello che è abbastanza diffuso già nei paesi del nord Europa e che prevede la selezione dei maggiori esperti nei settori appunto informatica, elettronica ed aeronautica, e quindi praticamente i docenti applicheranno una tecnica didattica di accompagnamento e un peer-to-peer che è ormai generalizzato come metodologia didattica all'interno dell'istituto, connettendosi direttamente con i maggiori esperti di ciascun settore e di ciascuna disciplina. Domani poi è previsto presso l'indirizzo aeronautico che ha sede a Bellizzi, praticamente a confine con l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, un esperimento di volo che è particolarmente suggestivo, e all'interno dei laboratori di eccellenze, dove tutti i lavori che sono stati premiati nei numerosi concorsi nazionali ed internazionali cui i ragazzi hanno partecipato saranno direttamente posti all'attenzione del pubblico e caratterizzeranno questa manifestazione che c'è già stata finanziata dalla Regione Campania, che di qui a breve metteremo in campo anche con l'obiettivo di far conoscere la scuola, ma soprattutto di rivalutare l'istruzione tecnica sul territorio, perché come d'altronde i dati Istat che vengono pubblicati dal Ministero dimostrano di anno in anno, i tecnici sono infinitamente più richiesti dal mercato rispetto ad altre figure professionali. Quindi condivido l'idea del Collegio dei Docenti, del nostro piano dell'offerta formativa, di individuare in tecnici estremamente specializzati le figure professionali in uscita da questa scuola, perché abbiamo già delle aziende di settore con le quali siamo abituati ad interloquire, e quindi i percorsi di studio vengono condivisi soprattutto dal terzo anno, e siamo già in grado di fornire dei tecnici specializzati che le aziende assorbiranno immediatamente nell'ambito del loro settore produttivo, perché appunto c'è stato già un percorso triennale condiviso rispetto agli obiettivi e rispetto alle competenze che gli alunni devono avere. Questo 3.0. Questa è una novità che noi ci onoriamo di tenere, in quanto ci dà la possibilità di adottare una nuova didattica, una didattica alternativa non prevista nello standard. Come può vedere, noi abbiamo dei banchi a forma esagonale e che si possono anche trasformare in tante posizioni, dando la possibilità di avere una
una didattica, possiamo dire, collaborativa, con gestione di risorse condivise in rete. Ovviamente tutta la struttura è cablata, ci dà la possibilità attraverso diretta streaming, come può vedere dalla LIM, dandoci la possibilità di avere un collegamento oltre le 6 ore di mattina, dandoci la possibilità di collaborare con i nostri alunni anche di pomeriggio. E quindi noi possiamo adottare didattica effettivamente di tipo innovativo. La formazione come contenuti è la stessa di quella standard, è la metodologia che utilizziamo che è di tipo diverso, che permetterà di avere una partecipazione, diciamo, attiva da parte degli alunni. Gli alunni nello standard tendono a distrarsi, in classe tendono a stare malvolentieri, invece con questa nuova tecnica noi abbiamo una metodologia che li rende partecipi e hanno voglia sempre più di studiare e di stare in comunicazione tra di loro. Attraverso questa tecnologia la comunicazione è permessa 24 ore su 24. La cosa più importante che mi piace di questa scuola è il corso informatico, quello che ho scelto dall'inizio. Soprattutto mi piace programmare, specialmente quando creiamo programmi appunto per la scuola, e soprattutto aiutare a gestire il sito della scuola, IS Matte Fortunato, un sito dove è possibile leggere i circolari e poi continuare gli studi all'università e scegliere un percorso adatto a me per il futuro. Adesso sto frequentando la facoltà di ingegneria aerospaziale alla Federico II a Napoli e questa scuola mi ha lasciato sicuramente un bel ricordo affettivo, ma poi anche una preparazione, una bella formazione tecnica. Infatti durante il triennio ci sono state molte materie che poi ho ritrovato all'università e che quindi mi sono state d'aiuto in questo nuovo percorso per il futuro. Complessivamente conta intorno ai 4.000-4.500 volumi ed è frequentata regolarmente dai ragazzi dell'istituto e in tempo trascorso abbiamo anche attivato delle proposte, diciamo, educative fatte con le scuole del territorio e anche con la Biblioteca Comunale di Eboli. La biblioteca consta di testi non solamente a livello letterario ma anche a livello tecnico, rispettivamente alle 3 aree di indirizzo, con riviste anche specializzate per quanto riguarda proprio la peculiarità dell'istituto. Quindi non solo internet ma il libro, che è sempre fonte di saggezza. Sicuramente sì, cioè anche perché gli stessi laboratori vengono pure utilizzati per l'approfondimento letterario e gli stessi laboratori, ad esempio come l'Aula 3.0, ci permette di rendere una didattica flessibile e di realizzare progetti attinenti sia per quanto riguarda i progetti POR sia per quanto riguarda i progetti PON. Quindi diciamo che il testo e internet, se così possiamo dire, si integrano a vicenda su quelli che sono gli approfondimenti, le peculiarità dell'istituto. La maggior parte del lavoro che noi facciamo si svolge all'interno dei laboratori e proprio qui nei laboratori stiamo facendo anche l'alternanza scuola-lavoro, di formare un'impresa e di lanciare un prodotto prima a livello nazionale e poi anche a livello internazionale. Viene grazie a un simulatore attraverso il quale noi possiamo simulare la nostra impresa. Io, dopo aver finito il 5° anno, ho intenzione di continuare di andare all'università per approfondire le mie conoscenze e di provare a inserirmi sul mercato del lavoro. Anche io vorrei andare al settore ingegneria elettronica all'Università di Fisciano. I laboratori sono molto attrezzati e ci permettono di fare molta pratica per quello che sarà il mondo esterno. Infatti da questa scuola si uscirà periti elettronici, si potranno fare impianti elettrici, impianti di videosorveglianza, impianti domestici e industriali. Per esempio, una delle applicazioni che abbiamo effettuato nei laboratori è stato un nastro trasportatore industriale, di quelli che si usano all'interno delle industrie. Io personalmente ho realizzato un braccio robotico, per esempio, che è capace di prendere oggetti e muoverli a seconda delle mie esigenze. Un altro ragazzo invece ha progettato una rappresentazione in scala di un piccolo muletto che porta degli oggetti da un deposito, magari a un'industria. Quindi
ci permette molte possibilità questa scuola, che ha comunque tre indirizzi: elettronica, informatica ed aeronautica. Il nostro apporto è quello di riuscire a realizzare una sinergia con la scuola, in quanto le persone che sono licenziate da questa scuola possono poi venire a operare con noi. Noi abbiamo diversi esempi ed esperienze di ragazzi diplomati in questo istituto che sono stati poi impiegati all'interno della nostra azienda. E poiché l'azienda aeronautica ha necessità di avere delle competenze molto formate, quindi in effetti molto spinte, devo dire che questo istituto ha sempre dato ottimi elementi che ci aiutano a essere competitivi sul mercato. Siamo molto contenti di essere qui, lo facciamo ormai da un po' di anni, è importante per promuovere il territorio, per far conoscere ai ragazzi le opportunità che avranno una volta usciti dall'istituto, e speriamo che questi ragazzi diano il meglio di se stessi, perché è importante per il futuro ovviamente. Come aeroporto c'è la possibilità poi di integrare nel mondo lavorativo? Assolutamente sì, non nella gestione dell'aeroporto, che è quella che si occupa semplicemente di gestire gli spazi a disposizione, ma c'è la manutenzione, c'è una serie di attività che sono collaterali importantissimi e che comunque un aeroporto in sé genera come possibilità di lavoro. Questi incontri tra aziende e scuole tendono proprio o cercano a far capire ai ragazzi che alla fine non c'è tanta distanza tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. E la nostra azienda penso che si differenzia dal fatto che, nascendo in un'area dove l'indotto industriale è poco presente, poco sviluppato, ha fatto di questa criticità il suo punto di forza. Produciamo macchine cingolate per l'uso per il trasporto di materiale nei cantieri e piattaforme aeree semoventi, quindi noi dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finale siamo un'azienda autonoma. Ex alunno di questa scuola, adesso che cosa stai facendo? Allora, in questo momento sto frequentando l'Università degli Studi di Fisciano a Salerno in Ingegneria Elettronica. Consigli ovviamente questo istituto per i tuoi coetanei? Sì, assolutamente, è un istituto tecnico con diverse specializzazioni come aeronautica, elettronica ed informatica, e la verità è una bella scuola, io ci sono rimasto per 5 anni, quindi la consiglio a tutti ovviamente. È un istituto molto impegnativo, se fatto bene vi darà molte informazioni, molte soddisfazioni vi darà. Quindi si è trovato bene, ovviamente anche l'università sta andando bene. Sì, sta andando molto bene. Continuiamo a te, grazie. Ok, grazie. Continuiamo a ascoltare tanta buona musica sempre più in diretta sulla radio. Ci sentiamo più tardi. Alex Sica, promotore insieme ad altri ragazzi di un progetto web radio. Sì, in questa scuola nascerà una piccola web radio scolastica che ovviamente coinvolgerà tutti gli studenti della scuola a fare qualcosa di bello, quindi parlare davanti a un microfono e raccontare cose belle, novità all'interno della scuola, oppure condividere la musica come si fa nelle altre radio. In questo momento, oggi nell'Open Day, c'è un'altra web radio che sta contribuendo alla nascita di questa radio scolastica. Diciamo i progetti principali di questa radio sono diciamo comunicare tante news della scuola, oppure sponsorizzare l'azienda agraria del Fortunato, oppure invitare nei giorni dell'Open Day, perché quando la radio sarà già nata, durante gli Open Day delle scuole, la radio scolastica giustamente sarà la presente a trasmettere la diretta, e quindi fare anche delle interviste nei laboratori, in modo così le persone che stanno ascoltando la radio, pur se non possono partecipare all'Open Day, possono tranquillamente sentire gli alunni cosa fanno all'interno dei laboratori.
L'Erasmus Plus è un progetto europeo che cura la formazione dalla scuola primaria fino all'età adulta con varie azioni. La nostra scuola cura per il momento l'azione K1 per la formazione del personale docente e sempre nell'azione K1 sta curando i tirocini formativi per i diplomati. Tre nostri alunni del Mattei Fortunato, in particolare un nostro alunno di Bellizzi, della scuola di Bellizzi, sono stati selezionati per dei tirocini formativi e due nostri ragazzi sono in Irlanda e uno in Spagna per lavorare in aziende del settore informatico e aeronautico. Una delle azioni del programma Erasmus Plus è l'eTwinning. L'eTwinning offre una piattaforma per gli insegnanti dove lavorano in una scuola di una delle città europee dove sviluppano progetti che condividono tra di loro. Noi abbiamo creato tre progetti. Il Traveler's Diary, che è un diario virtuale dove introduce le naturali bellezze e le personalità delle differenti città europee. E i paesi coinvolti in questo progetto sono l'Italia, la Romania e la Serbia. Un altro progetto è Let's Celebrate Europe Union Together. Introduce l'Unione Europea attraverso simboli, i padri fondatori ed emblemi. E le città europee coinvolte in questo progetto sono l'Italia, la Romania e la Serbia. Poi l'ultimo progetto dell'eTwinning si chiama Let's Discover Metals, che è un incontro tra la chimica e la scienza per aiutare gli studenti a studiare queste materie attraverso la tabella degli elementi chimici. Coinvolte in questo progetto sono Creta della Grecia, l'Italia e la Spagna. Il 7 novembre abbiamo avuto l'opportunità di iniziare uno stage presso l'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi. Qui ci hanno mostrato i vari operatori addetti alla sicurezza, all'antincendio e al pronto soccorso e il primo giorno, prima di iniziare il vero e proprio stage, ci siamo recati verso l'aula magna dell'Istituto Enrico Mattei di Eboli. Qui il direttore dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi ci ha illustrato i piani futuri per la struttura, dove l'attuale pista di 1500 metri, grazie ai fondi stanziati, potrà arrivare ad una distanza di 2500. In questi giorni passati all'aeroporto ci hanno mostrato tutte le operazioni ci vogliono per imbarcarsi in sicurezza, fra cui ci hanno mostrato dei dispositivi per il controllo degli esplosivi, per il controllo dei liquidi e il metal detector.